Benvenuti in questa nuova videoguida di Ready Pro, dove vedremo il funzionamento del plugin per la piattaforma e-commerce WooCommerce. Questo nuovo plugin consente una maggiore integrazione tra Ready Pro e i siti basati su piattaforma WooCommerce, dando la possibilità di scaricare gli articoli presenti nel sito e-commerce sul gestionale e successivamente aggiornare i prezzi e le quantità degli articoli su WooCommerce direttamente da Ready Pro. Per quanto riguarda la creazione degli articoli da Ready Pro verso il sito WooCommerce, non è prevista da questo plugin. È però prevista un'esportazione dei prodotti su file in formato XML, che, abbinata allo sviluppo di una specifica personalizzazione, potrebbe consentire di farlo. Affronteremo in modo più approfondito questo argomento nell'ultima parte di questo video. Inoltre, il plugin WooCommerce API consente anche di scaricare gli ordini completi con tutti i dati dei clienti e di aggiornare successivamente sul sito le notifiche delle spedizioni effettuate. In questa videoguida vedremo come installare e configurare il plugin WooCommerce API, scaricare gli articoli da WooCommerce ed aggiornarne i prezzi e le quantità, scaricare gli ordini da WooCommerce, aggiornare lo stato di spedizione direttamente dal gestionale ed infine gestire la creazione massiva di articoli su WooCommerce tramite file XML. Per consentire a Ready Pro di comunicare con la piattaforma WooCommerce, per prima cosa occorre installare l'apposito plugin, operazione che avviene in pochi passaggi tramite la classica procedura di installazione. Una volta installato il plugin, dalla procedura Configurazione menu andranno attivate le procedure relative alla gestione prodotti, ordini e siti per gli e-commerce di terze parti, sempre che non siano già state attivate in precedenza. Dopo aver installato il plugin, accediamo alla lista siti per gli e-commerce di terze parti presente nel menu web e procediamo quindi con la creazione di un nuovo account, selezionando il tipo WooCommerce. Dopo aver confermato la descrizione, la configurazione richiede di inserire alcuni parametri, il primo dei quali l'indirizzo del nostro sito WooCommerce. Dopodiché vengono richieste due diverse chiavi che vanno generate dal backoffice di WooCommerce. Accediamo alla sezione Impostazioni e poi selezioniamo il tab Avanzate. E poi successivamente il link API REST. Da qui premiamo il pulsante Aggiungi chiave. In fase di generazione chiave è necessario specificare l'autorizzazione Leggi-Scrivi. Infine avviamo la generazione della chiave API che di fatto produce una chiave utente che copieremo nel campo chiave utente della configurazione account di Ready Pro. Mentre copieremo la chiave utente nascosto nel campo chiave segreta di Ready Pro. È buona norma anche salvare queste chiavi in un documento perché in seguito la chiave nascosta non sarà più visibile. Prima di memorizzare le impostazioni procediamo con un test di verifica per controllare che il plugin di Ready Pro comunichi correttamente con la piattaforma WooCommerce.
A questo punto possiamo configurare alcune impostazioni del nostro account, come ad esempio il tipo di listino da utilizzare per i siti e-commerce. Di seguito poi è possibile decidere che tipo di quantità esportare per l'aggiornamento degli articoli. E infine andiamo a stabilire alcuni parametri inerenti agli ordini nei quali è possibile impostare il numero di giorni per la ricezione degli ordini e quale tipo di descrizione utilizzare per gli articoli sugli ordini ricevuti. Altri parametri consentono poi di decidere come creare su ReadyPro le linee per gli addebiti e soprattutto quale tipologia di ordini scaricare in base allo stato presente su WooCommerce. Una volta salvate queste impostazioni, ReadyPro è pronto per ricevere ordini ed aggiornare articoli su WooCommerce. Dopo aver installato e configurato su ReadyPro il plugin, vediamo ora come scaricare sul gestionale gli articoli già presenti nel sito. Per fare questo utilizziamo la procedura di gestione delle inserzioni e-commerce di terze parti che si trova nel menu Web. Da qui possiamo avviare la funzione di aggiornamento. Se si desidera, come nel nostro caso, scaricare solo i prodotti presenti sul sito WooCommerce, lasciamo selezionata la sola funzione Ricezione Inserzioni ed avviamo l'aggiornamento. Al termine possiamo vedere nella lista Inserzioni tutti gli articoli scaricati dal sito WooCommerce. A questo punto possiamo associare le inserzioni alle rispettive anagrafiche articoli già codificate su ReadyPro. L'associazione delle inserzioni alle anagrafiche articoli è importante perché senza di essa non sarebbe possibile automatizzare l'aggiornamento di prezzi e quantità ed inoltre gli ordini verrebbero creati con linee libere. Visualizzando le singole inserzioni possiamo selezionare uno specifico articolo dall'anagrafica. Questo legame ci consentirà in seguito di aggiornare prezzi e quantità dell'articolo presente in WooCommerce. Infatti possiamo notare sin da ora nelle aree quantità e prezzo sia i valori provenienti dal sito WooCommerce che quelli presenti nell'anagrafica articolo di ReadyPro. In fase di salvataggio dell'inserzione ci verrà richiesto se aggiornare anche la scheda prodotto su WooCommerce o solo l'inserzione sul gestionale, come poi vedremo più dettagliatamente nel prossimo capitolo. Ovviamente, come avviene anche per le inserzioni dei marketplace, è possibile anche eseguire l'associazione automatica delle inserzioni a più articoli di magazzino tramite specifiche elaborazioni. Nella gestione inserzioni possono essere scaricate da WooCommerce varie tipologie di articoli che sono evidenziati da colori diversi come articoli standard, matrici e varianti, articoli composizione e articoli di servizio. Questa distinzione è importante anche perché per alcune tipologie di inserzioni non è possibile o non ha senso l'aggiornamento delle quantità o dei prezzi per il modo in cui sono gestiti su WooCommerce. Vediamo in questo schema il dettaglio delle eccezioni per il tipo di inserzione. Ad esempio, per gli articoli composizione non è previsto l'aggiornamento di prezzi e quantità, perché sono gestiti automaticamente da WooCommerce in base al prezzo e disponibilità dei singoli articoli che lo compongono. Avendo effettuato l'associazione tra gli articoli pubblicati su WooCommerce e le anagrafiche articolo di ReadyPro, possiamo ora aggiornarne i prezzi e le quantità direttamente dal gestionale.
Ad esempio, proviamo a modificare il prezzo e la quantità di un articolo sull'anagrafica del gestionale. Come possiamo notare all'interno dell'inserzione, in questo momento i valori della quantità e del prezzo dell'articolo sono diversi tra gestionale e sito e-commerce. A questo punto, in fase di salvataggio dell'inserzione, ci verrà chiesto se vogliamo aggiornare queste informazioni per questo specifico articolo all'interno di WooCommerce. Al termine possiamo verificare nell'anagrafica prodotto presente sul sito e-commerce l'effettiva variazione del prezzo e della quantità disponibile. Di norma, comunque, l'aggiornamento di prezzi e quantità avverrà massivamente per tutti gli articoli tramite la solita funzione di aggiornamento completo, o mediante aggiornamento rapido di prezzi e quantità. Terminata la sincronizzazione, possiamo vedere nel riepilogo aggiornamenti effettuati quali articoli hanno subito un aggiornamento della quantità e prezzo sul sito WooCommerce. Una volta eseguita l'associazione degli articoli provenienti dal sito WooCommerce con quelli presenti nell'anagrafica del gestionale, possiamo ora importare gli ordini. Per fare questo, dobbiamo avviare innanzitutto la funzione di aggiornamento presente nella gestione inserzioni o nella lista siti. Se si desidera, come nel nostro caso, scaricare solo gli ordini presenti sul sito WooCommerce, è possibile utilizzare la modalità di aggiornamento rapido ordini. Terminata la sincronizzazione con la piattaforma WooCommerce, utilizziamo la procedura di gestione ordini web di terze parti che si trova nel menu web. Selezionando sul filtro sito di origine quello di tipo WooCommerce ed avviando la ricerca, possiamo vedere nella lista tutti gli ordini scaricati, pronti per essere convertiti a loro volta in documenti di vendita. Come possiamo vedere, gli ordini scaricati non sono tutti quelli presenti sul sito WooCommerce, ma seguono quanto configurato inizialmente nelle impostazioni. In particolare, sono stati scaricati solo gli ordini degli ultimi 15 giorni e solo quelli con degli stati specifici. Chiaramente, intervenendo sulle impostazioni, è possibile decidere anche di scaricare ordini per più giorni o con stati diversi, o anche tutti, ignorando lo stato. Se visualizziamo il dettaglio di un ordine ricevuto, possiamo notare che le descrizioni degli articoli sono quelle provenienti dal sito WooCommerce. Anche questo dipende da una specifica impostazione che abbiamo configurato all'inizio. Il plugin WooCommerce consente anche di aggiornare lo stato di spedizione degli ordini una volta evasi tramite il gestionale RidiPro. Supponiamo che alcuni clienti abbiano creato dei nuovi ordini sul sito WooCommerce e che siano già stati scaricati sul gestionale. Come possiamo notare, dall'elenco ordini in WooCommerce, gli ordini risultano infatti in stato in lavorazione. Dopo aver convertito gli ordini in altrettanti documenti di spedizione sul gestionale, prepariamo una distinta di spedizione ed aggiungiamo quindi i documenti. Come possiamo notare, lo stato della distinta risulta in preparazione. Dopo aver consegnato i pacchi al vettore, andiamo ad aggiornare lo stato in spedito.
A questo punto possiamo notificare le spedizioni al sito WooCommerce tramite l'apposito pulsante. Questa azione consente di aggiornare direttamente gli stati degli ordini nel sito e-commerce, modificandoli in completati. Come anticipato nell'introduzione di questo video, questo plugin non consente di creare direttamente nuove schede prodotto sul sito e-commerce, ma consente solo di aggiornare le esistenti. Esiste però una funzionalità inclusa nel plugin che consente di automatizzare l'esportazione dei principali campi dell'anagrafica articolo su file in formato XML. In pratica, Ready Pro consente di esportare via FTP gli articoli completi di categoria, marca, foto, codice a barre, eccetera. Con questi file, uno sviluppatore terzo, come ad esempio la web agency che si occupa del sito e-commerce, ha la possibilità di realizzare una procedura personalizzata che potrebbe consentire di creare nuove schede prodotto sul sito e-commerce o anche aggiornare i campi non previsti dal plugin. Questo argomento verrà approfondito in un video dedicato.